Buonasera a tutti. Sono contento di incontrarvi e che tutti noi ci incontriamo in questa piazza per pregare, per essere uniti e per aspettare il dono dello Spirito. Io conoscevo le vostre domande e ho pensato, questo non è senza conoscenza. Primo la verità, le ne ho qui scritte. Ma quella prima, come lei ha potuto raggiungere nella sua vita la certezza sulla fede? E quale strada ci indica perché ciascuno di noi possa vincere la fragilità della fede? È una domanda storica, perché riguarda la storia mia, la mia vita, no? Io ho avuto la grazia di crescere in una famiglia in cui la fede si viveva in modo semplice e concreto. Ma soprattutto è stata mia nonna, la mamma di mio padre, che ha segnato il mio cammino di fede. Era una donna che ci spiegava, ci parlava di Gesù, ci insegnava il catechismo. Ma ricordo sempre che i Venerdì Santi ci portava alla sera, alla processione delle candele. E alla fine di questa processione arrivava il Cristo giacente. E la nonna ci faceva, a noi bambini, inginocchiari, e ci diceva, guardi, è morto, ma domani resuscita. Ho ricevuto il primo annunzio cristiano proprio di questa donna, della mia nonna, no? È bellissimo quello. Il primo annunzio in casa, con la famiglia, no? E questo mi fa pensare al lavoro di tante mamme, tante nonne, nella trasmissione della fede. Sono loro chi trasmettono la fede, anche nei primi tempi, perché San Paolo diceva a Timoteo, io ricordo la fede della tua mamma e della tua nonna. Tutte le mamme che sono qui, tutte le nonne, pensate a questo, trasmettere la fede. Perché Dio ci mette accanto delle persone che aiutano il nostro cammino di fede. Noi non troviamo la fede un po' nell'astratto, no, sempre è una persona che predica, chi ci dice chi è Gesù, ti dà la fede, ti dà il primo annuncio. E così è stata la prima esperienza di fede che ho avuto. Ma c'è un giorno per me molto importante, il 21 settembre del 53. Avevo quasi 17 anni, era il giorno dello studente, per noi il giorno della primavera, da voi il giorno dell'autunno. E prima di andare alla festa sono passato alla parrocchia dove andavo. E ho trovato un prete che non conoscevo e ho sentito la necessità di confessarmi. E questa è stata per me un'esperienza di incontro. Ho trovato che qualcuno mi aspettava. Ma non so cosa è successo, non ricordo, ma non so proprio perché era quel prete là che non conoscevo, ma è perché ho sentito questa voglia di confessarmi. Ma la verità è che qualcuno mi aspettava. Mi stava aspettando da tempo e dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiata. E io non ero lo stesso, avevo sentito proprio
come una voce, una chiamata, ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. E questa esperienza nella fede è importante. Noi diciamo che dobbiamo cercare Dio, andare da Lui a chiedere perdono, ma quando noi andiamo, Lui ci aspetta, Lui è prima. Noi in spagnolo abbiamo una parola che spiega bene questo. Il Signore sempre ci primerea. È primo, ti sta aspettando. E quello è proprio una grazia grande. Trovare uno che ti sta aspettando. Ma tu vai peccatore, ma te sta aspettando per perdonarti. Quella esperienza che i profeti di Israele dicevano che il Signore è come il fior della mandorla. È proprio il primo fior della primavera. Prima che vengano gli altri fiori, è Lui che aspetta. Il Signore ci aspetta. E quando noi lo cerchiamo, troviamo questa realtà che Lui aspettarci per accoglierci, per darci il suo amore, e questo ti fa nel cuore uno stupore tale che non lo credi, e così va crescendo la fede. Con l'incontro con una persona, con l'incontro con il Signore. Qualcuno dirà, no, io preferisco studiare la fede nei libri, è importante studiarla, ma guardi, con quello solo non basta. L'importante è l'incontro con Gesù, l'incontro con Lui, e quello ti dà la fede, perché è proprio Lui che te la dà. Anche voi parlavate della fragilità della fede, come si fa, no, per vincerla? Il nemico più grande che ha la fragilità, è curioso, è la paura. Ma non avete paura, siamo fragili, ma lo sappiamo, ma Lui è più forte. Se tu vai con Lui, non c'è problema, un bambino è fragilissimo. Ne ho visto tanti oggi, ma era col papà, con la mamma, è sicuro. Col Signore siamo sicuri. La fede cresce col Signore, proprio dalla mano del Signore. E quello ci fa crescere e ci fa forti. Ma se noi pensiamo che possiamo arrangiarsi da soli, pensiamo a Pietro, cosa le è successo. Signore, io mai rinnegherò di te. E poi è cantato il gallo, tre volte l'aveva fatta. Pensiamo, quando noi abbiamo troppa fiducia in noi, siamo più fragili, più fragili. Sempre col Signore. E dire col Signore, dire con l'Eucaristia, con la Bibbia, con la preghiera. Ma anche in una famiglia, anche la mamma, e anche con lei. Perché lei è quella che ci porta al Signore. È la madre, è quella che sa tutto. Anche pregare la Madonna e chiederle che come mamma mi faccia forte. Quello che penso io sulla fragilità, almeno è la mia esperienza. Io, una cosa che mi fa forte tutti i giorni è pregare il rosario alla Madonna. Io sento una fortezza tan grande perché vado da lei e mi sento forte.